Allora, ecco qui, rientriamo tutti nell'ordine, ma vado prima con le signore. Sara, buongiorno ancora. Buongiorno. Sara, mamma ed educatrice, lavora in una struttura, non ricordo, nido materna? Nido Nido comunale. comunale, 13° municipio, giusto? Sì. Benissimo. E buongiorno ancora a Caterina Fida, UBS, l'Unione Sindacale di Base. Buongiorno. Caterina, ancora buongiorno. E con noi c'è Gianluigi De Palo, assessore al Comune di Roma per le politiche sociali. Prego. No, assessore, famiglia, educazione e giovani, se la Belviso La se la mi prende, sembrava invece non strano, mi abbiamo. sembrava strano che lei fosse, invece no, era più articolato, più Politiche ampolloso il sociali titolo. sono della Belviso, Più che è il vice ampolloso sindaco, quindi noi ci inchiniamo. il titolo. Eravamo a Caterina, se non sbaglio, vero? Da lei riparto. Come possiamo esservi utili, Caterina? Ah beh, sicuramente già questa trasmissione è utilissima perché spiegare alla gente che cosa sta succedendo, poi ognuno valuterà. Noi ce la mettiamo tutta per informarli correttamente perché ai genitori stiamo dando anche la legge e anche le linee applicative che ci ha consegnato l'assessore la settimana scorsa. Quelle non Quindi sono assolutamente saranno linee loro che applicative. Poi risponde, poi risponde. valuteranno. No, poi risponde, Tu sai poi bene risponde. che non sono. Poi risponde. Ma Sì, mi sono l'assessore De lasciato tutte le linee Palo? applicative. Tu Caterina, sai l'assessore bene. De Palo ha distribuito questo? Sì, in trattativa c'era l'assessore, c'era il segretario Non era generale, i nemmeno una trattativa, sindacati, è sì. molto più complesso. Abbiamo fatto un tavolo di confronto con i sindacati, in quel tavolo c'era anche il segretario generale, è stato dato un foglio dove noi facevamo delle proposte, con un tavolo di lavoro. Sì. Diciamo il sindacato USB ha ritenuto opportuno, per carità, Ci liberissimo, sono mancherebbe fogli altro. pubblici, di darlo alle famiglie nonostante diciamo sia una prima bozza e sai benissimo che in un confronto sindacale no, ci sono prima delle, diciamo, uno fa delle proposte di un certo tipo, poi si va a mediare, quindi diciamo che è un foglio morto quello che è stato dato. Vabbè, Non... questo dà un po' l'idea di quello che vorrebbe l'amministrazione, no? È anche stato detto che ancora non è applicato, sì. Sì, però ti dico, Fortunatamente io da sono parte abituato a vostra c'è ragionare questa sulla... volontà. Guarda, io sono ex giornalista, un giornalista, quindi io sono profondamente convinto che bisogna raccontare la verità, altrimenti noi prendiamo in giro le persone. Uno dai documenti più verità di questa, cioè. No, sono documenti Io di passo dalle lavoro. scie chimiche ai danni da vaccino al problema delle scuole, mi creda, Sono assessore. documenti da lavoro, sono due cose diverse. In qualsiasi caso non c'è niente da nascondere, per carità, non è questo il problema. Secondo me non siete voi il punto di frattura. Io vado anche oltre, cerco di ottimizzare il tempo. Noi abbiamo una sala qui delle conferenze bellissima, perché noi facciamo parte poi di un gruppo straordinario che è il gruppo Garofalo. E sarebbe bello se una sera, compatibilmente ai suoi impegni, agli impegni di Caterina Fida dell'UBS e di alcuni rappresentanti, oltre che a coprire il panorama, l'arco del quadro sindacale e istituzionale, anche rappresentanti come Sara, che potrebbe essere idealmente lei una, a parlare e a sentire il fronte delle educatrici. Sarebbe bello fare una bella conferenza, videoriprenderla. Per capire esattamente, senza esacerbare o esasperare i toni, per capire quale complicazioni potrebbe inserire questa legge nell'ambito della scuola materna e degli asili nido. Caterina Fida mi sembra indisponibile. Ci stiamo, Sara, mi sembra. assolutamente, E anche lei c'è, magari. assessore, per cui qual è il No, problema? io basta che gli Io però devo interlocutori dire. possano essere anche le famiglie, perché altrimenti noi ascoltiamo un Chi le porta pezzetto le del come il problema. pallone? Chi lo porta, chi le porta le Guarda, famiglie? io Come si fa a non le porto campionare le io, le famiglie? portano anche gli educatori. Gli L'importante è non educatori. prendere in giro le famiglie. Allora, No, noi non prendiamo in giro nessuno, veramente. però una È cosa la devo un'onestà dire. Caterina, sono intellettuale scomparse, è un'onestà intellettuale la sono nostra che non è, scomparse, può essere scusami, messa in sono discussione. scomparse quelle cifre che erano state tirate fuori i primi giorni. Non le leggete più sui giornali. Adesso è una 15, prima era 60, diventavano Posso? 100, adesso è una Ripeto? 15. Posso ribattere? Allora, io Dopo ribatte, Caterina, Ok, mi credo. sono profondamente. Ci sono dei numeri che sono numeri concreti e numeri reali. Ci sono poi dei numeri che sono delle supposizioni, tenendo presente il nulla, perché ancora dobbiamo fare gli incontri. Faccio patta perché sono sono due contro uno, ma sono preparate, agguerrite, come è giusto che sia, perché se perdiamo anche questo tipo di vis è finito questo mondo, non solo questo paese. Lei però, lo dico io, la voglio sollevare all'imbarazzo. Lei è anche uno che la subisce un po' questa legge De Palo, eventualmente,
anche come gestione e applicazione della stessa. Me lo lasci dire, perché chi ne ascolta è bene che sappia che questa poi è una legge regionale, eccetera. Sì, ma ciascuno, dico la verità, ciascuno, le leggi ci sono, vanno applicate, chiunque le faccia, non è che se le fa uno di destra, uno di sinistra, no, le leggi ci sono convinto di questo, però c'è un senso delle istituzioni che va al di là, un passaggio che andava stigmatizzato. Caterina, prego. Sì, no, diceva l'assessore che i numeri sono cambiati, le dichiarazioni. Guarda che quello che adesso è stato proposto dall'amministrazione non è riempire fino all'ultimo metro quadro disponibile, perché sarebbe logicamente assurdo. In teoria è vero che un nido da 600 metri quadri può accogliere oltre 100 bambini, può accadere, ma non è possibile, perché non è applicativo, perché dovrebbero mettere personale in più. Invece loro mettono meno di bambini, quindi da 60 lo passano a 70 e diminuiscono l'organico, creano esuberi di personale. Dove ci sono 12 educatrici, due di queste con 70 bambini, quindi aumentandolo soltanto di 10, due di queste dovranno andare via. Azzerano i vuoti d'organico che ci sono adesso in pianta organica, 500 posti di lavoro che vengono dati ormai da anni al personale precario vengono azzerati. Questo è gravissimo. Ma tu hai avuto, quindi, nell'incontro di cui bambini, ma aumenteranno, posso finire? Allora, dei sì, ma parlando di cose concrete, Caterina, altrimenti ci prendiamo finire in giro. Voglio finire, scusi. Allora, delle 6.000 famiglie in lista d'attesa, molto probabilmente a 2.000 di queste verrà data risposta all'interno degli asili nido comunali. Però nello stesso tempo, quindi già un buon numero, un'altra parte andranno nei nidi in convenzione e quindi un altro buon numero. Ma questo lo pagano i bambini, il personale si lavora perché gli aumentano i carichi di lavoro e le precarie che perdono il posto di lavoro. E questo è innegabile, assessore. L'abbiamo detto nelle prime dichiarazioni e lo ripetiamo adesso. È questo che accadrà. È un'operazione terribile. Finito, grazie. Allora, è un'operazione terribile qualora avvenga quello che tu dici. Siccome che non avverrà quello che tu dici, siccome che stai parlando veramente di cose che non hanno una concretezza, io dico che stai facendo terrorismo psicologico, perché poi io sfido realmente a vedere che le cose che sta dicendo Caterina oggi e sono registrate diverranno realtà. Poi però magari tu fosse così, che non è vero. No, già l'ho detto. Scusami. Allora convieni con me che sono tue supposizioni, no, e non è la realtà. Indietro non verrà convieni con me e ci prendiamo il merito di aver spinto. Convieni con me che sono delle supposizioni e non è realtà. Diciamolo alle famiglie. Indietro, se voi no, non si torna. Ascolta. Così com'è lo scenario è quello che ho detto io. Non c'è una parola falsa in questo. Stai dicendo una menzogna. È solo un'analisi del documento, di quel documento che è stato approvato quest'estate in regione. Caterina, però assessore, una bugia. Ecco, un'inesattezza, no, dai, menzogna è brutta, non è neanche capito, adeguata a voi, perché è siete vero, bravi ragazzi. Non è vero, io ho detto io sono bravo ragazzo, ma anche Caterina, al limite è un'inesattezza, menzogna è sproporzionato ma rispetto non è a un'inesattezza, ho capito, ma se tu vere, cambi dei parametri di riferimento, no, e racconti una cosa che non sarà, e le famiglie automaticamente, a divenire, io sono d'accordo con lei. Io dico giustamente, le famiglie sono preoccupate di questo scenario, ma questo scenario non è stato, non se ne è discusso, non sarà questo. Le chiedo scusa per capire. Come la chiami tu? Per capire, do del tuo anche a Caterina e a Sara, perché altrimenti c'è questa scompensazione relazionale. Allora, quanto tempo, Caterina, ci vuole secondo te per capire se questa legge sarà introdotta senza apportare nessun tipo di modifica? Ma sicuramente bisognerà aspettare dicembre, credo, perché ci sono bisogna decidere quanti bambini in più inserire in ogni struttura. Questo naturalmente ti darà il numero delle persone che servono negli asili nido e quindi gli eventuali esuberi. Quindi penso che nel giro di un paio di mesi la situazione potrebbe essere chiara. Io mi auguro che non venga applicata. Se non viene applicata e si torna un pezzetto indietro, io sono contenta. Non è... Conclude, ci mancherebbe concludere. Quindi tra un paio di mesi, seguendo ovviamente privatamente l'evoluzione di questa vicenda, resterò io in contatto con te, Caterina, se vuoi, poi per capire e segnare. Forse anche prima. Sì, anche prima ci possiamo risentire quando volete, quando riterrete opportuno, ci mancherebbe. Assessore, proprio il suo. No, io spero che si trovi una soluzione quanto prima. In questi giorni incontreremo i sindacati. Devo fare un plauso, volendo, agli altri sindacati, ai sindacati, perché hanno un atteggiamento maturo nei confronti di questa realtà, non stanno facendo delle, diciamo, delle,
campagne di terrorismo psicologico, ma anzi sono in una fase di attesa per cercare di trovare insieme una risposta che tenga conto di tutte le esigenze del bene comune. E soprattutto, veramente, io invito le famiglie a fare i conti loro, a vedere se le cose che poi avverranno saranno quelle che dice Caterina Fida e l'USB, o saranno quelle che, cum grano salis e con un'attenzione nei confronti delle famiglie che ci contraddistingue, perché stiamo cercando di rendere Roma sempre più una città a dimensione familiare, sono quelle che sta dicendo adesso l'assessore De Palo, con tranquillità, sapendo quello che deve essere fatto, cercando di farlo nel miglior modo possibile e coinvolgendo, perché questa è la sfida, tutti gli attori possibili in una soluzione che tenga conto di tutto. Le bugie... Posso chiedere una cosa all'assessore? Caterina, prego, adesso come no, ci mancherebbe. Il rapporto sarà 1-7 frontale, assessore? Caterina, e quindi aumenterà soltanto di un bambino per ogni educatrice? Può rispondermi, per cortesia? Non è una questione di rispondere o non rispondere. Io ho rispetto per i tuoi colleghi che hanno... che fanno parte del tavolo con cui stiamo facendo... No, te lo dico, diretta, perché sindacati, il rapporto tu sarà sai benissimo che sul tavolo... frontale? Tu sai benissimo che sul tavolo... Non è un non rispondere, lo dico in maniera chiara, non voglio nemmeno... Non voglio proprio entrare in questo argomento, ma non per certo, altro, perché... Non vuole entrare perché... No, perché so, non dico menzogne, perché conosco, forse le menzogne conosco le vostre, dinamiche della dai. Comunicazione e so che questa è la classica domanda finale che lascia poi il segno nei radioascoltatori. No, mi credo. Io sto evitando... Mi creda. Che sta lì in televisione o cose del genere. Io faccio il sindacato. Aspetti, aspetta. No, Caterina, aspetta. Aspetta. Tu non fai sindacato, tu stai facendo in questa fase del terrorismo psicologico in confronti alle famiglie. C'è un tavolo sindacale, su quel tavolo, per il profondo rispetto che abbiamo, su quel tavolo. Frontale, 1-7? Noi cercheremo di applicare. La gente. Ti sto dicendo. Le famiglie. Io mamma. Caterina. Le famiglie. Caterina. Guarda, le famiglie le sto tranquillizzando. Girando tutte le strutture nido. Io adesso inizierò a girarle tutte. Ho già iniziato. Lo sai benissimo. Oggi ne gireremo un'altra. In questo modo cerco di incontrarle. Anche noi, eh? Certo. Io vado dovunque. Quindi verrò anche da molto voi. Molto volentieri. Volentieri anch'io. Cerchiamo di incontrare le famiglie, di dirgli quello che è. Stiamo aspettando, facendo questo tavolo. Abbiamo rispetto anche dei sindacati, perché di fatto sono loro che rappresentano i lavoratori. C'è un tavolo in questione. Non voglio entrare in specifiche semplicistiche, perché la situazione è complessa e dobbiamo trovare una risposta complessa. Aspettate, Caterina, scusa un attimo, che veramente... Dobbiamo trovare una risposta complessa. Che vuol dire? Vuol dire che valuteremo in ogni situazione, caso per caso, così come abbiamo detto. Perché non dobbiamo prendere in giro le persone non sono numeri, non è 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 6 metri quadri, 10 metri parliamo quadri. Parliamo di bambini allora. Brava, parliamo di bambini e parliamo di formazione e del fatto che le due vi faccio sentire una cosa con un impegno che rinnovo, quando volete Caterina, Sara, assessore, lei potete intervenire e chiederci parola. E ecco perché nessuno ne esce con dei vantaggi, mi credate pare. Ecco perché chiudiamo con questo file, che è in contrapposizione a quella che è stata l'esposizione di Sara. Io però sono convinto che Sara non mente, ma che non mente neanche la mamma che noi sentiremo tra un istante. Evidentemente si vivono situazioni diverse, anche antipodiche all'interno di uno stesso contesto. Chiedo alla regia se possiamo sentire, credo che siano 90 secondi, poca roba. Sentiamo, è una mamma che parla, lei ha i figli in concessione. Sì, sentiamo. E ai figli in una struttura in concessione. Sentiamo. Buongiorno, io sono la mamma di una bimba che è partita dal nido, è il secondo anno, oggi è il primo giorno, e devo dire che l'abbiamo scelta, quindi non è stata un incontro casuale con le responsabili del nido, e devo dire che la prova del 9 è il sorriso di mia figlia quando esce dal Bello. Nido, l'abbiamo trovata prima, questo... la disponibilità delle educatrici certo. è totale. Signora, buongiorno. Sono molto soddisfatta, infatti per il secondo anno siamo qui. Signora, buongiorno, da studio, Davide Gramiccioli e Giorgio Brugnoli, possiamo sapere il suo nome? Io mi chiamo Arianna. Arianna, grazie innanzitutto per l'intervento. Bello, e c'è di grande conforto il fatto che in questa sua... Ma la signora Sabrina mi è sembrata così diretta e spedita. Ma poi mi scusi l'emozione, ma è il primo giorno. Non si preoccupi. Ero anche un pochino preoccupata per l'inserimento della bambina, invece lei mi ha già abbandonato, sta già giocando con Benissimo. Gli altri bambini, per cui... Cosa meravigliosa questa. Il mio pathos dipende da quello, oltre al fatto che non sono abituata a parlare. No, ma si figuri, lo sta facendo benissimo. Ci sono delle curiosità che sono anche giornalistiche e che noi riscontriamo con lei.
Quanto paga mensilmente? Il costo della retta mensile? Quant'è per mandare la bambina là? Allora, il costo della retta mensile si aggira intorno alle guardi, siccome paga sempre mio marito, io in questo momento è un mistero sapere quanto pagano i genitori. No, credo che paghiamo intorno a un po' meno di 200.